benvenuti in un nuovo video spesa Eurospin. Ho fatto prendere il colpo, qualche giorno mi prende in coccolone quando faccio quando dico buongiorno. Come state? Tutto bene? Passato bene questo inizio settimana? Anche se oggi è venerdì, quindi passata bene tutta questa settimana? Noi sì, tutto a posto, tutto regolare. Vediamo. Lui è il mio sguattero, perché quando arrivo con la spesa lo chiamo che sta lavorando, dico oh, fai 10 minuti di pausa e vi aiuto a scaricare la spesa, perché io ce la faccio più, mi fa male la schiena ragazze, mi fa male la schiena. Allora Porello i suoi 10 minuti di pausa li passa così, a scaricarmi la spesa, vero amore? Sì. Aspettate un attimo, eccomi, scusate, mi doveva dire una cosa e è tornata a lavorare, siamo rimasti noi sole solette. Allora cominciamo amiche mie, cominciamo amici miei. Mi sono ripresa la pasta sfoglia, ormai ci sono andata a ruota, mi piace troppo. Ragazze mie, lunedì ho fatto una torta rustica da leccarsi i baci. I baci, da leccarsi i baffi, vabbè. E volete sapere come l'ho fatta? La volete sapere? Ve la dico. Ho fatto pasta sfoglia, oggi non so parlare, vabbè. Pasta sfoglia di base, un po' di pesto. Un po' di prosciutto cotto, qualche fetta di provola dolce e radicchio. Il radicchio però l'ho cotto a parte in padella. Ci ho messo un po' d'olio, un po' di sale, un po' d'aceto balsamico e poi ci ho messo un po' di zucchero perché il radicchio amaro. L'ho fatto tutto bello stufare. Quando è cotto l'ho messo sopra questa pasta sfoglia e ne ho fatte due e poi l'ho infilata al forno. Non potete capire che cosa ci siamo mangiati. Provatela a fare, quindi pesto sotto, prosciutto cotto, provola dolce, radicchio. Madonna, raga, che buona! Vabbè, detto questo, ne ho comprate un'altra due. Quindi ho preso altre due pasta sfoglia, mo' essere senza glutine. Poi le mie solite nove mozzarelline, eccole qua. Le mie mozzarelline senza lattosio, 100% latte italiano, buonissimi ragazzi, io non smetterò mai di dire che queste mozzarelle sono buonissime. Poi vi volevo dire un'altra cosa, oggi a pranzo ho fatto un risotto con le lenticchie in pentola a pressione. Volete la ricetta? Ah, raga, questa è una chicca. Pentola a pressione, buttate tutto dentro e un attimo. Se volete la ricettina fatemelo sapere. Che io poi tutte queste ricettine me le scrivo e ve le faccio quando iniziano i vlogmas. Se ci riesco, vi faccio una ricettina veloce al giorno, se no, se non è tutti i giorni, insomma, ve ne faccio un bel po'. Comunque, andiamo avanti. Ho preso la ricotta, amo essere questa qui senza lattosio, buona, quanto mi piace. Io la mangio semplice, cioè a volte se non la metto nella pasta, me la apro, la schiaccio, olio, sale e pepe, ma non potete capire quanto è buona. Sta settimana, ragazze mie, non ho preso i fiocchi di latte perché comincia a far freddo e i fiocchi di latte mi comincia a non andarmi più perché sono freddi. Che devo fare? Bustina di spinaci a cubetti. Bustina di pisellini fini, che mi devo sbrigare che stanno a scongelare. Poi ho preso tre yogurt greco, amo essere senza lattosio 2%. Amiche mie, parliamone. Parliamone. In questi ultimi tempi, evidentemente sono un po' nervosa, un po' stanca, un po' stressata. Se mi mangio, mi sto a mangiare sto yogurt. Ragazzi miei, a me mi viene l'acidità dopo. Io non ho mai sofferto d'acidità, a parte quando ero incinta e non so incinta. Adesso, se mangio lo yogurt così al naturale, mi viene l'acidità. Allora ho scoperto che se invece ci metto mezzo cucchiaino di sciroppo d'acero, quindi lo addolcisco un pochino, non mi viene l'acidità. Ma vi pare una cosa normale sta cosa? Io non lo so, ma l'ho sempre mangiato, ormai mi conoscete da un po', io l'ho sempre mangiato tutti i giorni, non mi ha mai dato acidità. È un periodo, un mesetto, che me ne sono accorta e niente, se ci metto un po' di sciroppo d'acero, quindi lo addolcisco un pochino, non mi viene l'acidità. Vabbè, storia triste. Ne ho comprati tre. Poi ho preso il pesto, sono tornata a questo perché l'altra volta avevo preso l'altro nel brick, quello di plastica che era in offerta. Stavolta l'offerta non c'era e preferisco questo qui che è più buono secondo me. E poi hanno pure lo stesso prezzo. Senz'aglio della marca amo essere. Poi
Poi ho preso, ragazze mie, un pezzo di pecorino da matrice, quello duro. Finalmente l'ho ritrovato. Qui era un po' che non lo trovavo più. Questo costicchia, un pezzetto, costa 7,36 euro. Sono 250 grammi. Però noi ne mangiamo veramente un pezzettino piccolissimo tutte le sere, ci piace a tutti quanti. E l'abbiamo preso. Poi ho preso una busta di biete a cubetto, una busta di contorno misto dell'orto a cubetti. Allora, le più attente si ricorderanno che la scorsa settimana ho comprato la busta di verdure surgelate della Cicoria Catalogna. Raga, non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, ma proprio per niente. Non mi è piaciuta, tutta cicoria, era troppa cicoria, amara, dura, non mi è piaciuta. Quindi io non vi consiglio di comprarla, a meno che non mi piaccia la cicoria amara e dura. Invece, mischiata con spinaci, vieti erbette e poi ci aggiungi la cicoria, è buonissima. Quindi preferisco questo contorno, che è più delicato, si sente il sapore della cicoria, ma un sapore un po' più delicato, eppure più morbida, cioè non ti si impappa un po' in bocca. Poi ho preso i bastoncini di merluzzo, questo pacco da 30, buonissimo. Poi ho preso le olive ascolane, queste piacciono tanto a mio marito, buonissime. Fatte tutte al forno queste cose, eh? Le mie amate chele di surimi, le adoro, buonissime, senza lattosio, senza glutine, perfetto per me. Poi ho preso il fish burger per Andrea, che lui i bastoncini è come me, non ci hanno stufato, quindi preferisce questo qua, il fish burger. Poi ho preso i supplì, amiche mie, provateli, sono buoni, non sono eccezionali, non vi aspettate i supplì della rosticceria, però per essere supplì sul gelato devo dire che è molto buono. Io l'ho fatta a forno, se può fare un friggitrice ad aria, se può fare fritto, se può fare come vi pare. Viene buono e croccante, pure Viola se lo mangia, eh? E è pure al telefono. Lo sapete che vuol dire quando il supplì è al telefono? Sapete? Lo dico io. A Roma, quando il supplì è al telefono, vuol dire che quando voi l'aprite, la mozzarella fila. E allora quello è perfetto. E questo fa così. Poi ho preso un cotto, perché già ce n'avevo un altro. Questo qui che costa di meno, 2% di grassi. Il mio amato San Daniele, lo sapete, tutte le settimane. Amo essere eccellente, buonissimo, io lo trovo buonissimo. E poi la provola dolce, non può mai mancare nelle mie torte rustiche, perché si dà sapore ma non dà l'acquetta se ci metti la mozzarella. È un formaggio veramente buono, guardate, a me piace tanto, e poi senza, è privo di lattosio naturalmente. Metto a posto queste cosine e proseguiamo. Eccoci qui, proseguiamo. Allora, ho preso i pannolini, questi qui numero 6, pacco singolo. Ho preso, ragazze, questo il sapone della lavatrice, questo detersivo, perché avevo il prezzo ribassato, quindi vale anche dei 20 centesimi, quindi me lo so preso, tanto capirai, io faccio lavatrice tutti i giorni, quindi che ve lo dico a fa. Mi sono ripresa il mio ammorbidente, finché non trovo delle offerte buone che superino il prezzo di questo, io compro questo. Raga, questo costano troppo questi ammorbidenti, ma mica ci stanno a pagare, questi sono matti. Un ammorbidente costa in offerta 2,90 euro, questo concentrato, questo pago 1,09 euro mi sembra, cioè vabbè. Lasciamo perdere, no, 2,99 euro mi pare, da più o meno ho visto, non mi ricordo. Comunque costano troppo, non mi posso permettere. Quindi prendo questo qui, ok, che è buono e profuma. Poi ho preso due cannellini, questi qui fagioli, due confezioni. E poi ho preso la passata, questa, la passata, la polpa fine di pomodoro, sempre della Moessere Bio. Questo non è a pezzettoni grandi, è a pezzettoni piccoli, però mi piace perché io lo uso per fare i risotti, per fare cose in pentola a pressione. Mi ci trovo meglio rispetto alla passata, che vedevo di essere una fissa. Quando magari non devi metterci tanto sugo, no? Ne vuoi mettere giusto un po' per farlo un po' colorito, e un barattolino per me è perfetto, e quindi me lo sono ripreso visto che l'ho usato. La carta igienica l'ho fatta vedere? Non mi ricordo, vabbè. Carta igienica, questa qui, la mia preferita, la fiorita,
Eccola qua, questo pure c'ha sempre il prezzo ribassato perché l'Eurospin ha ribassato tanti prodotti, quindi anche lui ha partecipato a quelle catene di supermercati che hanno abbassato dei prodotti, meno male. Poi ho preso i crostini che ai bambini piacciono tanto, questi all'olio d'oliva. Poi ho preso un pacchettino di cremini assortiti perché c'ho Vittoria Maria e Valerio che dopo pranzo gli ho preso, che gli piacciono tantissimo. Ho detto mamma ce li ricompri, se li sono finiti tutti loro, gliel'ho ricomprati. Poi ho preso un pacchetto di arachidi buoni, tostati col guscio, senza sale, buonissimi. Poi ho preso questa cioccolata fondente al 90%. Oramai quella al 92% io non la trovo più, tanto funziona così, ogni tanto dei prodotti spariscono, chissà, e quindi mi devo accontentare di questa al 90%. La mia preferita è quella al 92%. Secondo me è un giusto via di mezzo tra l'amaro e la dolcezza, perché il 100% è troppo amara. L'ho mangiata, ce la faccio, ma quando c'è voglia di dolce non ti soddisfa. E dal 92%, 95-92% sono le mie preferite. 90% siamo già al limite. Perché sapete che io ho questo problema che sento tutto troppo dolce. Vabbè. Poi ho preso Simil Oro Shock, che i bambini piacciono tanto. Prendo sempre una scatolina. Non fa mai male. Poi ho preso i biscottini novellini per Andrea, per il mio pupone, che la mattina lui se ne mangia tre contati, non vi dico niente, mi dice pure che sono troppi tre, perché Andrea era abituato a non far mai colazione. Da quando è andato dal dietologo, il dietologo ha detto no, qualcosina a colazione devi mangiare, se no poi ti viene troppa fame, e quindi se mangia tre biscottini, lui c'ha il palatino fino, gli piacciono o i novellini, o i bucaneve, o i galletti, cioè c'ha i suoi preferiti. Stavolta io ho preso i novellini, questi qua, io quando mi mangiavo i novellini mi finivo un pacco intero, perché dentro è divisa a pacchetti, io mi finivo un pacco intero e mi ci facevo il panino con la Nutella, cioè prendevo un biscotto, Nutella, attappavo, tingevo nel latte e mangiavo. Mio marito invece se ne mangia tre. Io a mattina c'ho una fame, raga, c'ho una fame, io mi sveglio con una voragine. Vabbè, diciamo aperte che è meglio. Poi ho preso questi qua, i pangoccioli, che ormai mangia solo Viola. Tutti gli altri mangiano i cookies oppure mangiano i muffin. Proprio per questo motivo, siccome c'era una novità, ho preso ai miei ragazzuoli questi muffin al cacao con ripieno al cioccolato, perché i maschi vanno pazzi per la cioccolata, pure Vittoria Maria, e quindi gliel'ho presi per provarli. Io per me è una novità perché non li avevo visti prima, ho detto vabbè, allora i muffin piacciono, proviamoli. Ogni tanto vedo se sto a registrarci, poi ho preso altri tre pacchi di cookies, stavolta solo tre perché l'altra volta ho esagerato, quindi mi sono rimasti, e ne ho presi solo tre pacchetti, eccoli qua. Ormai so i biscotti preferiti dei miei bambini. Eppure è l'unico biscotto che riesce a mangiare Viola, perché Viola non mangia biscotti. Viola quanto, raga? Ma pure voi ci avete, tra tutti i figli che avete, una schizzinosa? Ecco, Viola è la mia figlia schizzinosa. Quello non lo mangia perché è troppo freddo, quello non lo mangia perché è troppo caldo, quello non lo mangia perché è troppo dolce, quello non lo mangia perché è troppo amaro, quello è troppo moscio, quello è troppo croccante. Cioè, raga, io vi dico... Lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso. Vabbè, infatti dico sempre, figlia mia, chi te se prende? Chi te se pia? Faccio papà prima. E lei dice, mamma, io rimarrò sempre a casa con te e papà e farò la vita da single, lavorerò e farò come mi pare. Dico, no, a casa tua però, no a casa con mamma e papà. A una certa, te ne devi dannà. Ci fate caso. Oddio, ci fate caso, lei vuole stare qua pure quando fai figli, dice mamma pure quando faccio i figli voglio venire a casa tua, voglio stare qua con voi, no no, tela, tutti fuori di casa. Vabbè, detto questo, andiamo avanti, metto a posto e andiamo avanti. Eccoci qui, allora, poi ho preso i kiwi gold, questi sono i miei preferiti, ormai li conoscete tutti, le mele gialle per Andrea, che in questo periodo è andato fissa con le mele gialle, un cavolfiore per farci la mia focaccetta, perché è l'unico modo per far mangiare
sto cavolfiore ai miei figli perché li odiano i cavoli di tutti i tipi. Le patate, io prendo, ho preso, no perché mi sono sbagliato, ho preso i selenella, vabbè, ho preso le selenella, mannaggia, pensavo di aver preso quell'altro e costano di meno, però le selenella c'hanno più selenio e sono buone, non sono mali, prima le prendevo sempre, mo per risparmiare prendo un altro tipo che costa un po' di meno, stavolta mi sono sbagliata, va bene così. Poi ho preso una salviettina disinfettante che io lo utilizzo dappertutto, dappertutto, tutto ce faccio. Ce pulisco le scarpe, ce pulisco sotto dove ci sta, dove mettiamo le scarpe e le ciabatte lì alle panchine, ce pulisco vicino alla cuccia del cane, ce pulisco i ripiani della cucina, ce pulisco i telefoni e tutti gli aggeggi che portiamo da fuori, comprese le chiavi. Che ce pulisco? Tu, ce pulisco tutto, tutto ce pulisco. Quando vado veloce, no? Ma di fare una cosa di fretta, ci pulisco con quelle. Poi ho preso per far contatto il maritozzo il broccolo siciliano, perché a lui gli piacciono le orecchiette con i broccoli siciliani, la licetta, l'aglietto, e gliel'ho presi, così gliele faccio. So due volte che avevo preso il broccolo, il cavolo romano, mi piace tanto a me, stavolta ho accontentato lui. Poi ho preso le carote immancabili, io adoro le carote, pensate che prima mi facevano schifo, pensate voi. E poi ho preso un cavolo verza grandissimo, grandissimo, ieri l'ho cucinato con le patate lesse, ripassato in padella, buonissimo. Se sentite questo rumore è perché mi stanno scrivendo su Instagram, non ci fate caso, sicuramente sarà la mia amica Alessia, ciao Alessia, ciao! La mia amica Alessia, che dovevo fare un'altra cosa, mi sono scordata, dovevo dire un'altra cosa, ma non mi ricordo, vabbè, comunque, poi, ah no, poi niente, queste, ve l'ho fatto vedere, la mo essere bio passata di pomodoro, due ne ho prese, giusto per impilzare, perché già ce ne avevo tre, quindi ne ho prese solamente due. Poi ragazze, se non mi scordo, ho preso tre confezioni d'acqua naturale da 2 litri, buonissima, ne ho prese 3 perché 2 non ci bastano, noi siamo in 7 e qui si beve a rotta di collo, e quindi ne ho prese 3. Le ultime 2 buste e concludiamo questo video spesa. Eccomi qua, questa settimana non ho preso le zucchine perché ragazze, cioè io adesso devo fare gestacci, non vi mettete da ridere. Non vi mettete da ridere, vi prego, sto parlando delle zucchine, erano così grosse, così larghe, cioè io non lo so, ma che cavolo di zucchine sono, modificate geneticamente? Non l'ho presa perché a me zucchine così grosse non mi piacciono, assolutamente, quindi niente zucchine. Andiamo avanti, dopo questa perla, questo mimo così delicato e fine, vi faccio vedere le uova. Ho preso i miei soliti 3 pacchetti di uova biologiche, queste qua sono buonissime, nell'amo essere, costano poco, se può di niente. Poi ho preso il rosmarino, che a sto periodo sulle focacce, sulle croccantelle mi fa impazzire, è buonissimo, eccolo qua, questo è Don Jerez. Poi andiamo avanti, un po' di vini, che era un po' che non li compravo. Ho preso un soave, poi ho preso un pino grigio, poi ho preso un vino rosso per Andrea, che a lui piace il rosso, un sangiovese della Romagna, ostro, vini d'Italia, questi qua i sangiovesi così sono molto leggeri, sono proprio da pasto, sono buoni. E poi ho preso il prosecco, questo non può mai mancare per fare i nostri cocktailini. Poi ragazze, 2 confezioni di 2 latti senza lattosio dell'amo essere. 1 e 2. Ci siamo. Poi, andiamo avanti. Allora, ora vi faccio vedere una cosa. Ho ricomprato queste qua. Anacardi tostati al... Ma perché strillo stamattina? Io non lo so perché strillo. Stamattina mi è preso così, strillo. Scusate, voi abbassate il volume perché stamattina è così. Anacardi tostati al rosmarino e anacardi tostati all'aroma di cipolla. Allora, sto fine settimana abbiamo aperto questi. Questi, ragazze mie,
provatele e non smettete più di mangiarle. Quindi io vi consiglio di aprirli solamente nel giorno scarro. Perché se le aprite durante la settimana e poco poco dite, vabbè, va, me ne mangio due, giusto per assaggiarle? No! Amiche mie, no! Non ce la fate a mangiarne solo due. Sono una droga, una dietro l'altra. Non ce la fate. Quindi, il mio consiglio, apritelo quel giorno che decidete di sgarrare. Perché se voi lo aprite, lo finite. Voi lo aprite, lo finite. Perché sono una cosa goduriosa, pure Andrea sono piaciuti da morire. Voi dovete considerare che me ne erano rimaste tanti così, le abbiamo messe in un contenitorino, ieri mattina me le sono spazzolati. Infatti ho detto no, si aprono solo il sabato e la domenica e se finiscono. Pure il rosmarino è buono, ma il mio preferito è questo. Ce n'è un altro all'origano, io quelle all'origano non le compro perché Andrea l'origano non piace, e c'è un altro bustina con cose miste, non so che cavolo ci sta dentro, non mi sono piaciuti. Secondo me cipolla e rosmarino sono i migliori, provateli, sono spettacolari. Pure se dovete fare un aperitivo con gli amici, dovete preparare un antipasto, spizzicare qualcosa davanti con una birra davanti a una partita, queste sono spettacolari. Però sappiate che se l'aprite le finite. Io vi ho avvisato, poi non mi dite niente. Poi ho preso tre confezioni di banane, questa della Mo Essere Bio. Ormai lo sapete, io prendo questo, mi piacciono e mi piacciono e basta. Tre. Poi ragazze, mi sono ripresa il mio burro cacao. Ormai ci sono andata in fissa. Lo porto, io l'ho messo stamattina, ancora ce l'ho. L'ho messo stamattina alla bellezza delle 6. Sono le 11 meno 10 e io ancora ce l'ho sulla bocca. Buonissimo. Pure alla cassiera ho detto: la mai provata? Perché ormai le casseria sono diventate amiche mie. Dico: la mai provato sto burro cacao? Dice: no, io uso quello al miele. Ecco, prova questo perché è una bomba. Dice: sì, lo proverò. Faccio pubblicità pure a loro che lavorano là. Vabbè, sono aperte. Poi ho preso ad Andrea questi cioccolatini similinte, le palline che a lui piacciono tanto. Io non le posso mangiare perché c'è il latte, ma le ho prese perché sono miste. Vedete? Ci sono. Questa che è? Gusti misti. Oh, non c'è scritto a che cavolo dei gusti. Ah no, c'è sta. Fondente al latte. No, non lo so, raga, non so di a che cavolo dei gusti c'è, ma perché non lo scrivono? Vabbè, ci sta questa gialla, ci sono tre ripieni diversi, questa gialla. Sì, allora ci sono al cioccolato, questa qui è al latte e poi c'è l'ultimo, è fondente. Questo qui lo posso mangiare perché non c'è il latte, l'altro no. Però Andrea, queste palline qua sono uguali a quelle della Lindt, ragazze, costano la metà, uguale, non c'è niente di differente. Io non ci ho notato differenza, l'unica differenza è il prezzo. Comunque, ho ricomprato i marroni. Se li trovate, comprateli perché su questi qui della marca Le Nostre Stelle sono buonissimi in offerta. A 4,99 € sono 750 grammi, ma vi dico, io l'altra 2 settimane fa l'ho fatte, sono tutte buonissime, non ce n'era manco una cattiva, quindi ve le consiglio. Poi ho preso tortellini a prosciutto crudo, ormai lo sapete, due confezioni di mele Kenzie per Violetta e poi ragazze, per finire ho preso, che ormai sono andate in fissa ai miei bambini, sono piaciuti troppo, sette di questi qua, mele e mirtillo, cioè Vittoria Maria ormai c'è andata a ruota proprio, gli piacciono da morire, perché c'è sta, a parte lei adora i mirtilli, le fragole, a parte no, lei adora tutta la frutta, ma sono buonissimi e comodi da mangiare. Valerio ha visto Vittoria e ha voluto pure lui quella alla mela e ne ho comprate 6, e quindi ho comprato 7 mele e mirtillo e 6 alla mela. Basta ragazzi, io direi che ho finito, qua mi continuano a scrivere su Instagram. Dopo andrò a vedere. Comunque oggi non ho speso tanto, ho speso 160,58 € perché poi sono andata anche alla Conad. Però quello è invidia a parte perché, sorpresa, lunedì uscirà un altro video spesa di Conad e più me. Sì,
settimana vi faccio uscire due video spesa. Allora, poi sul video spesa del Conad e prima vi faccio pure una cosa che esula dalla spesa, però sapete che io sono anticonvenzionale e mi piace introdurre, anche se non riguarda, cose diverse, lo sapete voi. Quando so da dirvi qualcosa io ve le infilo dentro ai video. Vabbè, detto questo, cominciamo. Acqua naturale, 21 centesimi a bottiglia. Io ne ho prese 3 pezzi, ho pagato 3,78 euro, cioè 3 confezioni. Le banane 1,99, i fish burger 1,99, le chele 1,59, tortellini di crudo 2,49, lo yogurt greco 99 centesimi a barattolino, prosciutto cotto 2% 1,69 euro, provola dolce 1,99, prosciutto San Daniele 2,99, olive ascolane quelle surgelate 2,39, contorno dell'orto 1,19, piselli finissimi 1,45 600 grammi, le biete 1,39 600 grammi, gli spinaci a cubetti 1,19, cioè questo è veramente 1,19 600 grammi, le mele Kenzi 2,29, 4 mele 2,29, mi fiami costa, vabbè, il burro cacao 99 centesimi, le praline mix da 300 grammi, quindi queste qui 300 grammi 3,49 euro, andatevi a guardare quanto costano la stessa confezione quelle della Lindt, doppio. Anacardi tostati 2,69, i fruttini 49 centesimi, le uova 3,87 per tutte e tre le confezioni, una confezione costa 1,29 euro, 4,99 i marroni, bastoncini 4,49, pure questi hanno un prezzo eccezionale, 30 bastoncini 4,49, muffin a cacao 1,79, i cookies 99 centesimi, rosmarino spezia 99, ricotta senza lattosio 1,19, la pasta sfoglia senza glutine 2,19, il latte senza lattosio 1,19, vino sangiovese 1,99, il soave 1,99, il pinot grigio 2,99 e il prosecco 3,99. Anche sui vini io ve li consiglio perché sono buonissimi, hanno un prezzo eccezionale e fate la vostra figura, sono veramente di ottima qualità. Io almeno li trovo di ottima qualità. Certo, raga, non va a aspettare del vino Morellino de Scanzano che costa, che ne so, 10 euro, 7 euro, non so quanto costa, o uno più rinomato, però sono dei vini tutto pasto, tranquilli, ma veramente buoni, quindi ve li consiglio. Bevete con moderazione, però, mi raccomando, ragazzi, quando dovete guidare non bevete, e se bevete sempre con moderazione, perché il vino fa male, come tutte le cose va preso con cautela, cioè mi raccomando, questo è importantissimo, eh? Noi anche, io e mio marito, quando mangiamo il pesce ci piace bere un bicchiere durante il fine settimana o se facciamo una cena particolare, però sempre moderatamente, soprattutto quando si guida, perché è pericoloso, pericolosissimo. Non lo fate, perché se vi fermano fanno la multa, fatelo per voi. Vabbè, io non parlo a voi amiche mie, parlo magari se avete qualche ragazzo, qualche persona giovane. Andiamo avanti. Novellino, i novellini biscotti 1,09, pan dolciando, i pangoccioli 1,59, carote 1 kg 1,39, cioccolatini cremini 2,65, e cioccolata fondente 90% 1,19 euro, e gli oro choc simili, oro choc 1,99, la passata di pomodoro 99 centesimi, le arachidi 2,39 euro, i crostini 1,19, fagioli cannellini 59 centesimi, la polpa fine bio nel barattolo 89 centesimi, i pannolini 3,69 euro, la carta igienica 2,49 euro, la morbidente 1,09 euro, il detergente detersivo per la lavatrice 2,29, i broccoletti siciliani 1,29, il pecorino 7,36, già ve l'avevo detto, i kiwi 3,99, le salviettine multiuso 1,79, il pesto alla genovese 1,99, la mozzarella 1,09 euro a mozzarella, le patate selenio 3,98, apposta io non le prendo perché costano un botto, sono 2 kg, le mele gold delicious 2,22 euro, costano 2,29 euro al chilo,
I cavolfiori 99 centesimi al chilo costa, quindi 1,51 euro. La verza costa 1,49 euro al chilo, quindi 3,35 euro. E basta, totale 160,58 euro. Amici miei, io ho finito e adesso vi saluto qui, ma riapro subito un nuovo video per farvi vedere anche la spesa Conad e Piumè. Vi mando un bacio, un abbraccio, buon venerdì, mi raccomando, buon weekend, divertitevi, riposatevi e guardate i miei video, ma scherzo. Ragazzi, ciao, vi saluto, ricominciamo, un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto, ciao!